Era dal 1994 che non vinceva l'Arena Garibaldi di Pisa, era il campionato di eccellenza. In quella occasione il risultato fu di 4-0 con doppietti di Vignali e Scozzi. In panchina c'era Tintoria, in porta Alessandro Mannini, ex di turno. Questa volta in porta c'era un altro ex, Massimo Gazzoli. Senza De Vena e Celiento infortunati, il Pisa privo degli squalificati, Pellegrini uno degli ex, Cia, Rozio squalificati, Mingazzini infortunati. Si sono affrontati in un derby che ha visto prevalere il Viareggio per 1-0 con il gol a partita di Igli Vannucchi al 42esimo del secondo tempo, terzo sigillo stagionale. Alla fine dobbiamo dire che è il Viareggio la squadra che ha meritato questa vittoria. Dopo 5 minuti arriva Arma che sfiora il gol, deviazione in angolo provvidenziale di Gazzoli. È l'unico intervento, possiamo dire, di estrema pericolosità del giocatore viareggino. Al 15esimo l'ex di turno Martella in campo dal primo minuto, Giovinco entrerà nella ripresa, calcia alto. Al 16esimo è Romeo con una conclusione dal limite che calcia alto anche lui, cross di Vannucchi alla mezz'ora, non colpisce il pallone La Morte, era un pallone sicuramente molto invitante. Ancora Vannucchi in evidenza, rasoterra per Romeo, fuori di poco la sua conclusione al volo. Al 35esimo ancora Vannucchi che davvero ha come assist man in giornata di vena per Rosafio che non arriva all'appuntamento con il pallone. Rosafio al 40esimo si destreggia bene al limite dell'area, lascia partire una conclusione, il portiere del Pisa davvero molto bravo nella deviazione in calcio d'angolo. Al 41esimo esce a vuoto il portiere nerazzurro, non ne approfitta il Viareggio con Vannucchi, calcia debole, riesce in qualche modo la difesa pisana in affanno a salvarsi. Al 13esimo della ripresa arriva ancora una palla molto pericolosa in mezzo all'area della Viareggio con il cross di Napoli e Arma che scaraventa davvero alta e sciupa la più facile delle occasioni per far gol. Al 34esimo è Romeo che calcia sul portiere a botta sicura, la respinta del numero 1 pisano vede arrivare il pallone sui piedi di Vannucchi che viene disturbato da Benedetti che nel frattempo tempo era entrato. Arriva però la rete del Viareggio, come detto con Vannucchi, azione prorompente di Maron giù che era entrato al posto di Falasco infortunato, al limite dell'area mette un pallone per Romeo, lo schizza di poco, il pallone trova un rimpallo favorevole, finisce sui piedi di Vannucchi e questa volta è gol. Esultanza di tutta la panchina del Viareggio, dei giocatori che vanno a salutare i propri tifosi piazzati in tribuna qui a Pisa. Al 44esimo viene allontanato dalla panchina del Pisa Pagliari che aveva protestato perché aveva visto un fallo nell'occasione del gol, finisce tra i fischi del pubblico pisano nei confronti della loro formazione con la grande esultanza del Viareggio che, come detto, era dal 1994 che non espugnava l'Arena Romeo Anconitani. Alla ripresa del campionato a gennaio arriverà allo stadio dei Pini il Catanzaro.